siamo qua alla Games Academy di Verona con Iskandar. Eccomi, e siamo qui a portarvi l'opening del... del Stupid Deck Pendulum Magician. Master of Pendulum. E in più vi faremo vedere, diciamo, le carte di supporto che sono uscite prima per giocare questo mazzo alla massima, diciamo. Allora, prima apriamo lo Structure Deck. Che adesso vedremo Blackwing intenta ad aprire lo Structure. Guardate che ci sto provando. Allora, in questo video parleremo soprattutto anche delle traduzioni che ci sono state da giapponese, inglese e inglese italiano. Sono traduzioni molto, molto belle, molto buone. Ah, il tappetino in carta, abbiamo anche quello di plastica, quindi farò vedere quello di plastica che è uguale. Libro delle regole. Metti il libro delle regole, fa vedere, guardate che bello. E non ci sono le regole di sopra. Molti player dovrebbero leggerlo. Non ci sono le regole di sopra. Fai vedere il tappetino di plastica. Ah, aspetta, tappetino di plastica. Cioè, il tappetino di carta sarebbe, ragazzi, uguale a questo qui. Solo che è di plastica. Solo che questo è di plastica, esatto. Ora ci vorrà 20 minuti per aprire questa cosa. Intanto vediamo, non si fa così, no, dal centro. Ah, ok. Brava Blackwing, un applauso. Hashtag Blackwing ce l'ha fatta al primo colpo. Beh, mica tanto. Speriamo non escono smint. Ok. Mi piacerebbe non smintarli. Togliamo il libretto delle regole magari dal tavolo e facciamo vedere cosa si trova in questa... Il Synchro Ultra. Drago, mettere spugna. Guardate, ragazzi, è uscito smint. Zoom, eh. Guarda qui. No, aspetta, no. Guardate, è già uscito smint. Vabbè, praticamente quando viene evocato potete evocare un mostro pendulum dalla vostra zona e il tuo avversario non può attivare carte durante la battle step. Poi un'altra ultra è Cheese, drago assoluto, occhi diversi, due mostri di livello 7, potete staccare uno, negate un attacco, quando questa carta va al cimitero poi potete evocare un mostro occhi diversi dalla stessa deck, eccetto se stesso. E quando staccate uno potete rievocare specialmente dal cimitero uno dice. Potete usarlo una volta per turno perché sennò sarebbe troppo facile. E queste erano le ultra. Poi ci sono le foil, Maga Nobile Drago, questa è una bella traduzione. Questa traduzione è giusta. Si spacca se non avete altre carte Magician. Nell'altra zona pendulum, praticamente se questa carta è il tunnel del deck, esatto, viene al cimitero, potete scalare di 3 livelli uno dice per evocarla. Se questa carta viene utilizzata per un sincro e l'altro materiale non è drago, la rimettete in fondo al deck. E anche dalla mano potete evocarla se avete uno dice. Ecco qua, la prima traduzione molto bella, Mago Goffo Drago. In inglese sarebbe Off Dragon. Praticamente se hai un'altra carta Magician nella tua zona pendulum, posso aggiungere alla mia mano una carta Magician o un mostro pendulum Magician o occhi diversi scoperto dall'estra in mano, quindi che ne so, poi fate wavering, magari quello che avete in mano vi date e ne mettete altri due, che ne so. O se vi serve il target da scartare per i gialloni, esatto. Come ho fatto prima. E qui, se questa carta viene evocata specialmente normalmente, potete riadarvi dal cimitero un mostro Magician o dice. Molti la giocano in 2x, ma secondo me il 3x è must per evitare di avere tutti i mostri del cimitero. Ma io occhio saggio. Che ragazzi, Wisdom Eye è diventato occhio saggio quando... la carta degli spellbook che si chiama Wisdom. Saggezza. Saggezza, quindi magari potevano anche tradurlo un po' più. Era bello in sight comunque. Se c'è, è nella vostra zona pendulum, potete spaccarlo e darvi un'altra carta Magician. Non mostro pendulum Magician dal mio deck. E attivarlo subito, cioè lo... Sì. Ah no, lo mettiamo, scusate. E se questa carta è in campo... Se questa carta l'ha scartata dalla mano... Ah, sì. E fate tornare uno scale allo scale originale. Beh, queste erano le foil. Poi ci sono le common, che sono Mago Drago Battito, è un giallone. Scarti... Se hai un'altra carta Magician, scarti uno, spacchi un mostro. Sempre giallone. Ed eccolo qua, ragazzi. Drago Pozzo. Nei commenti, hashtag Mago Drago Pozzo. Guardate come l'hanno rovinato. Se è un giallone anche questo, una volta per turno se un'altra carta Magician, scarti uno, spacchi una... Speltrap? No, un mostro. No, Mago... Speltrap, scusate. Sul terreno. Scusa, Joker. Common, ragazzi. Che è bello common. Praticamente... traduzione letterale. Esatto. Però quando l'ho evocata date un artista amico, un Magician, uno dice. Dal deck. Se è nella vostra zona pendulo praticamente non potete evocare mostri diversi con la pendolo. Con la pendolo.
non potete evocare specialmente. Mostri che non siano Magician o Dice o Artista Mago. Dragomila Stelle, Dragomila Tempo. Che sono le vecchie carte dello Structure, quello precedente. Dragotti diversi. Uno Dice Common, bruttissimo. Uno. Vari Artista Amico. Questa è abbastanza forte, tra l'altro. Sì, la tipa è abbastanza forte perché comunque vi adda una poli. Vi adda una poli. Giallone. È un level 7, probabilmente l'ho messo nel mazzo per questo. Esatto. Level 7 che si evoca scartando uno quando il tuo avversario è spesso. Guardate Virgil che guarda tu. Esatto. No, questo si evoca norma, il suo attacco diventa 0-0, però comunque no, diventa dimezzato. Dimezzato, però è comunque il level 7. Lila, boh, per toccare i pendoli. Così mi fa millare le carte, poi i pendoli sono ai grave. E se millate off dragon avete perso. Esatto. Furetto che, vabbè, è forte, se viene spaccato distrugge uno e infligge 500. Inari Fire, Arcidemone, Gigabyte. Quindi per chi gioca MM prendetelo solo perché qui trovate il 3x di questi qui. Esatto. Goblin per evocare il level 4. Arbellion perché Tanner. Perché fa scartare uno fortissimo. Dragomagno comunque perché Tanner. Ricopertura perché Tanner. Vabbè, questi erano i mostri bellissimi, Corno, stupendi. Spoiler sulle magie. Esatto, spoiler sulle magie. Iride del cielo, che è straforte. Traduzione stupenda questa volta invece, perché poteva essere qualcosa di orribile. Praticamente le carte Magician, Artista Amico e Odais non possono essere. Le zone pendolo non possono essere scelte come bersaglio. Una volta per turno possiamo spaccare una carta scoperta che controlliamo e dare una carta Odais dal deck. Anche l'Odais Fusion. Esatto. Poi ritorno richiamo Pendulum, che è fortissimo. Scartiamo una carta, aggiungiamo due mostri Magician con nomi diversi. E fino alla fine del turno dell'avversario i pendoli possono essere distrutti dagli effetti delle carte. Alterazione pendolo, praticamente scegliete come avversario un pendolo e lo fate diventare quello scale che volete. Rivolta pendolo, tributate un mostro. E praticamente fa da reasoning con i pendoli. Spada sacra delle 7 stelle perché abbiamo un sacco di level 7. E ora che ce l'ho, altri mazzicanti lo saliranno. Arte buona, trovare un'arte dentro lo strutto. Tifone. Perché non ce l'avesse già in tutte le rarità. Capro. Perché se ce l'avete ultimate. Capro perché stiamo giocando God Control. Abito. Così a caso. Poli per fare quello che vedrete dopo alla fine. Terraforming per guardare l'iride. Anche se ragazzi c'è di iride, in questo deck potevate darvi soltanto dice, quindi boh. Poi ci sono le trap, ritorno pendulum, se avete le vostre pendulum potete prendere due mostri dal grave che abbiano il livello incluso nella scala pendulum. Esatto. Rinascita potente, uscita foil da non mi ricordo quale espansione. Beh, un reborn. Il reborn praticamente gli aumenta solo di un livello. Comunque trappa e trappola TC Common che è buona ristampa. TT, virus epidemia spettire patrice. Buona ristampa. E poi la poli serviva a fare lui Common. Che è bruttissimo. Ok, adesso che vi siete sorbiti questa opening noiosa, perché comunque le carte belle erano le prime, andiamo a vedere i supporti che verranno giocati probabilmente. Che giocheremo noi, tre Apex. Triplo Apex Avian. Perché? Con la bellezza di 20 euro adesso. Perché è un level 7, si può pendolare, fa da quello che fa da warning, come volete chiamarlo, una volta per turno vi ritorna in mano, il turno dopo potete ripendolarlo. Esatto, fortissimo. Quindi, potete giocarlo due, anche a 2. O 3 o 2. 3 o Dice Secret perché sono più belli. Degli Dice Common, cioè insomma. Due Magozzi anche che praticamente. Ragazzi, potete giocarlo mono o due come per volete. Come volete. Nella pendulum vi fa diventare scegliete un Itchis. Il suo rango diventa livello e potete farci il pendolo. Esatto, che poi vedremo. Comunque anche da mostro è forte, perché comunque una volta per turno, durante tutti questi giocatori, hanno gli effetti di un mostro luce. Sì, molto forte quindi. Esatto. Allora, noi ne abbiamo tre, però voi potete giocarla come non giocarla. Sì, non è molto forte, però diciamo che magari in qualche build si potrebbe trovare. Questa praticamente qua fa diventare i ranghi e i livelli uguali. Esatto. Cioè li accomuna tutti, tipo scegliete 4 vanno tutti a 4, scegliete 7 vanno tutti a 7. Esatto. Dice Fusion perché sì, non potete usare la poli, cioè è fortissima. Poi praticamente come la Shadow Fusion. Esatto, cioè ve lo fa dal deck, vi mandate i materiali che poi vi ribornerete con l'Oxiz, è fortissima. Come trap, vabbè, 2 Solemn Scolding. 2/3 Solemn Scolding per quando uscirà. Poi ci sarebbe anche un warning, diciamo le counter più che altro. Per la Genesis. Poi vabbè, l'extra
Vortex e Rune, perché è ultra bello. Esatto. Questo è fortissimo, praticamente costa un 3000 che... Potete decidere se giocare questi due oppure due Vortex. Perché praticamente una volta per turno fa quando viene evocato fa ritornare un posizione d'attacco nel deck. Una volta per turno nega un effetto. Rimischiando un pendolo. Io vi consiglio di giocarlo in questa maniera perché così potete anche evocare un 3000 se vi muore l'Oxyz. Esatto. No, scherzo, non vuoi. No, nel senso potete rievocare, sì, scusate, no, il 3000, potete rievocare Vortex se l'Oxyz viene distrutto. Poi come sincro, Black Rose o Clairwing, allora, gli Scandal preferisce il Black Rose, io preferisco il Clairwing, quindi decidete cioè, voi. Cioè, per motivi diversi, cioè, Black Rose vi aiuta di più a OTK-are perché i vostri pendoli quasi sempre non sono possono essere distrutti perché c'è un pendulum call attivo, mentre Ala Chiara, diciamo, può essere forte contro alcuni tipi di deck. Esatto. Vabbè, questi erano... Poi Ultimate alla Chiara, esatto. Quindi ci sono. Poi vabbè, ci sono i Seas, praticamente sono Rebellion, eccolo qui, quello forte, diciamo. Vabbè, è fortissimo, cavolo. Ma praticamente questa carta rischia di TK-are da sola contro alcuni mazzi, tipo Mermail, probabilmente. Esatto. E in più se viene distrutto va nella zona Pendulum, e vi potete cerciare un altro Pendulum da esatto. mettere. Diversi occhi rossi perché è un level 7 ed è drago e quindi insomma serve per fare ogni volta tutto. Che il tuo avversario attiva un effetto subisce 500 non può essere sostituita degli effetti sposta un po' le carte di Lama degli effetti delle carte un po' di più finché okay. non ha finché ha materiali poi vabbè anche 7 generici vabbè Big Eye cosa cioè ragazzi non dovete giocare tutti questi qua ma scegliete diciamo voi quelli che voi. Tipo io Big Eye lo giocherei perché mi sembra comunque una buona carta poi ci sarebbe questa combo esatto questa è una combo particolare fare. Allora evocate Omega con Insight, ci mettete sopra Ptolemy, ci mettete sopra Gaia. Che è un level 7 drago che potete usare per fare... Per evocare lui se avete Xianke, che è searchabile. Che è searchabile. Quindi diciamo una combo se volete vedere... Cioè si può creare diciamo un deck basato anche su questa combo qui come in Giappone. Esatto. Bene ragazzi, questo era il video, speriamo vi sia piaciuto. Blackwing non ha ancora capito qual è il centro del video, probabilmente. Metti i mostri più vicini. Perfetto. Bene ragazzi, ci vediamo col prossimo video che sarà appunto la profile di Magician. Un saluto da Iskander. E Black. Ciao a tutti.